fastidio a nessuno. È stata una giornata di festa domenica scorsa alla cooperativa Tre Ponti di Fano, dove si è svolto il pranzo sociale organizzato dalla Proloco Fanum Fortune per l'avvio ufficiale della campagna di tesseramento. L'incontro è stato anche l'occasione per approvare il bilancio consuntivo illustrato dal presidente Giacomo Grandicelli. Lo strumento contabile è stato chiuso con un avanzo di 36.000 euro grazie al grande lavoro di squadra portato avanti dall'associazione che organizza eventi e investe sul noleggio delle attrezzature. Gli eventi estivi di massima che organizziamo noi come Proloco sono la Fano dei Cesari, che si farà dal 12 al 16 di luglio, poi successivamente ci sarà In Gir per Fan, che è la nostra festa, quella che è nata come Proloco e che continuerà come Proloco, che si farà il 10 di agosto ed eventualmente l'11 in caso di pioggia, e poi ci sarà il Natale. Oltre a queste poi ci sono tutta una serie di eventi che vengono fatti dalle associazioni affiliate alla Proloco, come la festa di Centinarola che verrà fatta nel mese di giugno, poi ci sarà la festa della Pandolfaccia, ci sarà la festa del fritto fatto dall'associazione Quidla del Fiume, che sarà esattamente il weekend di San Paterniano, poi dopo c'è la festa della Cresciamatta, abbiamo poi la birra d'Augusto che si farà nel mese d'agosto e successivamente la festa dei Balocchi con l'associazione di Bellocchi. L'altra cosa che mi stavo dimenticando è anche la festa del mare che faranno a Ponte Sasso ad agosto sempre. Quindi tantissimi eventi che comunque animeranno la nostra città. Di lavoro ce n'è tanto, però alla fine arriviamo stanchi, arriviamo anche stressati, però abbiamo ancora più voglia di fare le cose perché tutto sommato ci divertiamo a farle. A fare gli onori di casa il patron Gino Bartolucci, che fu il promotore del raggruppamento delle circoscrizioni cittadine. Allora nacque questa idea quando qualcuno mi disse: ma sicuramente non riuscirai a fare questo progetto, perché nel mondo calcistico c'è un'invidia totale tra Cucurano e Bellocchi, tra Bellocchi e Santoso. Invece nell'associazionismo riuscimmo a far questo. Poi nel 2013 nacque, però allora l'associazione Gente di Quinta era un'associazione che non aveva un'anima, non aveva un cappello, no, come dico io. Povero presidente provinciale allora nel 2013, Grossi, ma perché non entrate voi nella Proloco? E facemmo questo passo e ci diede dei grossi risultati, perché prima eravamo 5 associazioni, adesso abbiamo 20 associazioni, 18, 20, non ne so più contare quante sono, e praticamente siamo diventati una potenza. Però siamo stati bravi anche, come hai visto oggi, no? La Proloco di Acqualagna, la Proloco di Mondolfo, a creare una rete, perché giustamente il nostro presidente provinciale dice: se uniti siamo una potenza, è realmente così. Presente al pranzo anche l'assessore regionale Stefano Guzzi, il presidente provinciale dell'Umpli Damiano Bartocetti, il sindaco Massimo Seri e gli assessori Etienne Lucarelli e Dimitri Tinti. Ma la nostra città, con le risorse che ha, se non avesse questo straordinario patrimonio di associazioni della Proloco, con tutte le sue competenze, le sue professionalità, non sarebbe in grado di fare tante belle iniziative. Noi riusciamo, grazie al volontariato, a stare anche nell'economicità e fare cose molto belle, con dei programmi che ci invidiano in tante altre città, a nord e a sud di Fano. Quindi come sindaco devo dire veramente grazie a tutti. Etienne, anche lei ha un legame particolare con la Proloco, perché oltre ad essere assessore al turismo è stato presidente di questa grande famiglia. Sì, è un legame molto particolare, ma mentalmente, per ciò che questa realtà esprime, perché di fatto qua ci sono tutte le persone che sono associazioni di quartiere, sono associazioni diverse che operano in modo positivo della città, che quando pensano una cosa la pensano per far crescere la città. Si adoperano nel corso dell'anno per fare eventi di quartiere, per dare indicazioni come crescere anche dal punto di vista proprio cittadino. In questo rapporto di quartiere diventa molto più facile il rapporto umano, una cosa che va coltivata nella città, e devo dire che qui è nato un nucleo che motiva tutto questo, aiuta tutte le persone che vogliono essere proattive nei confronti della città, che vogliono partecipare alla città. Ecco, la parola partecipazione credo che in questo senso sia una parola molto importante che dobbiamo fare nostra.